Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con fratelli e sorelle carissimi, prima di ascoltare la parola di Dio, prima di immergerci nella meditazione, ci mettiamo davanti a Lui, davanti alla Sua santità, consapevoli di aver bisogno di essere purificati nell'intimo, perché la Sua parola parli davvero al nostro cuore. Riconosciamo dunque con umiltà davanti al Signore tutti i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Del genere umano, vieni dalla Vergine Immacolata a redimere il mondo. Ci liberi la stessa decisione d'amore che in tutto ti ha conformato a noi, tranne che nel peccato, o Figlio di Dio, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Restiamo in piedi per ascoltare il Santo Vangelo. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Così parlò Gesù, quindi alzati gli occhi al cielo disse: Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Parola del Signore. Buonasera a tutti. Cerco di non dare troppo le spalle al padrone di casa e alla nostra corale che ci ha invitato. Sono veramente lieto dell'invito che ho ricevuto e della splendida opportunità di condividere la nostra fede dinanzi al Signore nell'ascolto della Sua parola. Quando il parroco Don Gabriele mi ha rivolto l'invito della comunità, mi ha chiesto di pensare a degli incontri, a delle meditazioni circa il tema della trasmissione di ciò che si è ricevuto. Ho pensato allora di iniziare dal momento fondamentale, dall'origine, dal fulcro decisivo, dal cuore pulsante
di questa dinamica, il legame fra il figlio e il padre. Colui che per primo riceve è lo stesso che per primo trasmette, è l'unico identico Dio, il padre, che genera nello spirito il figlio suo. Gesù questo afferma: quello che ho ricevuto da te, padre, questo io trasmetto. Quella vita, quella parola, quella volontà che sono tue, che mi fanno esistere e che io porto nel mondo. La prima realtà che si riceve e che il figlio trasmette è allora la vita stessa. In questo davvero il Signore è in tutto uguale a noi, o meglio, noi siamo fatti proprio a immagine sua, in vista di Cristo, nel nome del Figlio, perché tutti gli uomini sono tali. Non esiste un uomo che non sia figlio. Essere figli è condizione d'essere uomini. Magari non tutti sono papà, non tutti diventano mamme, ma tutti gli esseri umani sono figli. Ciò che riceve il Cristo, ciò che ciascuno di noi ha ricevuto come immagine di questa vita di Dio, è anzitutto appunto la vita stessa. Non un essere vago, non un'idea, non una capacità, non una competenza, ma una vita, un'esistenza curata, un'esistenza operante, perché insieme a questa vita, che non è un essere immobile, che non è una realtà idealistica, eterea, insieme a questa vita è stata ricevuta la verità di questa vita, il suo senso, le parole che tu mi hai dato, la tua volontà su questa vita che è la mia origine. Il figlio dal padre riceve la vita eterna, da sempre, la stessa vita del padre, e riceve insieme a questa vita la verità di se stesso, il senso della sua esistenza. Egli è figlio perché c'è il padre innanzi a lui, e il padre compie se stesso proprio generando il figlio. Lo spirito è quel vincolo d'amore che da sempre li unisce. Da qui occorrerà partire nei nostri prossimi incontri, quando ci chiederemo che cosa Cristo trasmette ai suoi discepoli e che cosa i suoi discepoli diventati apostoli trasmettono a noi. Noi non siamo i primi cristiani della storia, non siamo i primi figli della storia, siamo figli come tutti gli uomini. Siamo cristiani come tutti i cristiani dei secoli precedenti, ma ciò che ci hanno trasmesso e quello che abbiamo ricevuto è anzitutto la vita di Dio. Non un insieme di cose da fare, di regole da onorare, di dottrine da conoscere. Ciò che abbiamo ricevuto anzitutto è la vita del Signore, cioè la nostra salvezza. E questa vita del Signore è la verità della nostra vita, cioè il suo senso. Noi non siamo figli per morire, non siamo nati per finire nella tenebra della tomba, nella polvere, nel cimitero. Noi siamo figli chiamati sempre alla stessa vita, quella che da sempre il figlio riceve e per sempre il figlio vive. Questo significa essere fatti fratelli in Cristo, Figli non più solo secondo la carne, ma nello stesso spirito che unisce il figlio al padre. La vita, la verità, cioè il senso di questa vita, diventano per noi anche la via. La via per riconoscere il volto del padre. Quello che risplende nella carne di Cristo,
quello che risplende nell'opera del Figlio, l'opera che tu, Padre, mi hai dato da compiere. E attraverso quest'opera tu vieni glorificato. Perché guardando il Figlio conoscano il Padre. In questo il Signore Gesù non mostra superbia ma umiltà quando afferma di essere la via, la verità, la vita. Perché questo Figlio è l'immagine, l'indicatore supremo di colui che è invisibile, di colui che è ineffabile, di colui che è incomprensibile. E nel Verbo si fa voce, parola, gesto, azione. Nella carne del Cristo si fa presenza, incarnazione. Un Natale sorprendente è quello che ci attende. Non abbiamo rispolverato gli addobbi, la corona dell'Avvento o colori liturgici che ogni anno ciclicamente ritornano perché tirati fuori dai cassetti al tempo buono. Noi ci prepariamo ad essere sorpresi ancora una volta dal Signore. Questo mi auguro di condividere con voi. Sorpresi dalla sua vita, donata per noi come salvezza. Sorpresi dalla sua verità, donata a noi come senso vero dell'esistere. Sorpresi da una via che si apre dove era impossibile pensarlo. Come si era aperta la via del mare per gli ebrei, come si è aperta la via nel seno di Elisabetta, nel seno di Sara, nonostante l'età, nonostante gli acciacchi, nonostante la sfiducia, là dove si è aperta una via nel seno della Vergine. Dove il Signore fa qualcosa di nuovo, non è più semplicemente l'anziana che partorisce, figura di un testamento antico che vive di profezia, di promessa, ma c'è una novità di vita, una verità compiuta, una via definitiva. Il Signore fa qualcosa di nuovo, è la Vergine che partorisce. Chiediamoci se quello che riusciamo a condividere questa sera, spezzando la parola del Signore nelle parole degli uomini, è significativo nella nostra esistenza oppure è un esempio di retorica. È una catechesi, sì, edificante, pacca sulla spalla, torniamo a casa un poco infervorati, oppure è qualcosa di decisivo. Perché tolta la vita che il Figlio riceve dal Padre, che trasmette a noi, della nostra sappiamo già l'essenziale. Ne conosciamo l'origine, c'è stato un tempo in cui non c'eravamo, e conosciamo già la fine, ci sarà un tempo in cui non ci saremo più. Signore, vieni a donare una libertà che si sostituisce al nostro fato. Quello che per gli uomini è destino, ineluttabile, inevitabile, nel nome di Dio diventa una grazia. Perché qualsiasi morte, qualsiasi croce, qualsiasi condanna, qualsiasi violenza, qualsiasi peccato, non ha la forza di vincere questo dono originario, la prima realtà ricevuta e trasmessa, la vita di Dio. Quel senso, quella verità della vita del Signore, che in Cristo si fa vedere, che in Cristo si fa ascoltare, che in Cristo si fa toccare, si fa gustare persino nel sacramento dell'Eucaristia. In antico, la vita cristiana, la Chiesa nascente e il suo pensiero erano chiamati la via. Se leggiamo alcuni passi degli Atti degli Apostoli, questo è ancora ben attestato. La via a che cosa? La via al cielo? Certo, perché in Cristo, nostro mediatore, gli uomini hanno accesso a Dio, ma anzitutto una via alla terra.
una via verso il mondo, quella via che il Signore apre. Dio non è rimasto a bearsi della sua perfezione, ha fatto della sua vita, della sua verità, la nostra vita, la verità della nostra esistenza. Il Vangelo secondo Giovanni, al solito, prende ciò che è evidenza, il quotidiano, quello che vivono tutti, e ne mostra la profondità, una fuga prospettica all'infinito. Lo dicevamo, no, all'inizio, come se non sapessimo che tutti gli uomini sono figli, che tutti gli uomini devono nascere per venire al mondo. Questo lo sapevamo già. Il Vangelo questa sera ci fa leggere in questa nascita, in questa vita, il segno, l'impegno di Dio per la nostra salvezza. Se tu sei nato nel mio nome, sappi che nel mio nome non conoscerai la morte. Se tu sei nato nel mio nome e hai ricevuto da me la vita, battesimo, sappi che la vita che hai ricevuto è per te una via di salvezza. Chiediamoci se questa è la verità della nostra esistenza. Altrimenti noi rimaniamo dei cristiani preoccupati dal mondo che vediamo attorno a noi, insoddisfatti da tante situazioni dentro e fuori la Chiesa, lontani dal vivere il Vangelo come quella parola di salvezza che è il suo proprio. Noi cristiani abbiamo un'offerta che nessuna promozione umana potrà offrire, nessun Black Friday, se non quello del Venerdì Santo, quando tutto il cielo si fa nero, potrà sostituire. Ciò che noi riceviamo e che abbiamo da offrire, lo vedremo nei prossimi incontri, è una realtà che il mondo non conosce. È la salvezza stessa, della quale siamo chiamati ad essere testimoni. Questo fa il Figlio venuto nel mondo. Egli è testimone del Padre perché testimonia che da Lui ha ricevuto la vita e da Lui sempre la riceverà. È venuto a compiere l'opera del Padre, a donare questa vita come via della nostra santificazione. In questo momento di silenzio, allora, cerchiamo di ripassare quei momenti, quelle parole, quei gesti del Signore che più ci rimangono impressi, pensando a quello che Dio fa per noi. Altrimenti sarebbe troppo comodo dire che è un padre buono, non si fa mai sentire, non mi chiama, non fa niente per me, come si prende cura della mia vita. Guardiamo al crocifisso quando pensiamo questo, guardiamo all'abbandonato, al tradito quando pensiamo questo, a colui che si stacca dalla vita in quel modo lì. Questa è la prova di tutto ciò che abbiamo detto stasera, il momento della tentazione di tutto ciò che abbiamo cercato di condividere. Che bello, da Dio il Padre riceviamo la vita, una verità che non conosce tramonto, una via di salvezza, ed è il crocifisso a dircelo. È colui che muore così a rimporarci. Forse noi, a forza di abitudine, di volontà, per carità, abbiamo un attimo attenuato questo scandalo. Eppure è del segno della morte di costui, Gesù, che noi annunciamo la sua resurrezione. È nel momento del suo sacrificio, quando la sua vita è trasmessa, il suo corpo è consegnato, il suo sangue è versato, che noi riceviamo quello che Lui ha. Il Padre si svuota di quel che è per dare vita al Figlio, a Lui uguale. Il Figlio si svuota di quel che è, del suo sangue, della sua vita, perché noi possiamo riceverla da Lui. Questo non è un amore a poco prezzo, giulivo, giocondo, è un amore provato, è un amore sofferto, è un
un amore sincero. Insieme recitiamo
la preghiera del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi che rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ringraziamo Don Simone Lucchi, che questa sera ci ha offerto la sua riflessione, ci aiuterà anche l'11 e poi il 18. Simone insegna la Sacra Dottrina, siamo colleghi all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, lui insegna la Sacra Dottrina, io insegno solo diritto canonico, quindi lo ringraziamo anche per questa sua presenza in mezzo a noi. Un ringraziamento alla nostra corale che si prepara a fare gli straordinari nel tempo natalizio. Un ringraziamento a tutti noi per questo momento che tutto sommato, vedete, è breve, però vuole esprimere attraverso il cammino dell'Avvento, vuole esprimere proprio il nostro desiderio di vegliare, di prepararci, di, come diceva Don Simone, di farci sorprendere da questo Natale che è nuovo, non è il Natale dell'anno scorso, ma è nuovo. Davvero, camminiamo insieme, singolarmente, come comunità, una comunità che vuole essere piena di fervore, perché sa che la vita che riceve la riceve dal Signore e non altrove. Quindi camminiamo insieme in queste serate e poi in quel che ci saremo e che vivremo anche nella novena. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace.